Nel programma Planimetrie utilizzeremo principalmente il pulsante Muro e il pulsante Pavimento. In basso troviamo lo zoom che ci permette di ampliare l'area di lavoro. Utilizziamo lo strumento Muro e cominciamo a creare con dei semplici clic le pareti della stanza. Possiamo lasciare indicate le dimensioni della parete oppure togliere lo spunto da Mostra dimensioni muro in modo da avere una planimetria più pulita. Riduciamo poi lo spessore dei muri secondari tramite l'apposita barra di scorrimento. Con lo strumento Pavimento clicchiamo gli angoli che delimitano il pavimento di una o più stanze. Doppio clic per chiudere il pavimento. Selezioniamo poi la tipologia e il modello di pavimento che più ci piace, in questo caso legno, con la possibilità anche di angolarlo, per esempio, a 45 gradi. Passiamo poi agli infissi. È sufficiente trascinare ad esempio la finestra sopra al muro, deciderne la dimensione ed eventualmente spostarla. Allo stesso modo anche la porta, con in più la possibilità di decidere se aprirla a destra, a sinistra, internamente o esternamente. L'arredamento è suddiviso per stanze. Ad esempio, nella camera da letto possiamo trovare il letto matrimoniale. Trasciniamo l'oggetto all'interno della planimetria, lo rilasciamo, possiamo ruotarlo, stringerlo, allargarlo ed eventualmente anche cambiare il colore. Se la planimetria è stata già disegnata in scala, anche il letto avrà già le dimensioni corrette. Allo stesso modo, per il salotto prendiamo un divano. Lo trasciniamo sulla planimetria, lo ruotiamo di 90 gradi e poi lo posizioniamo correttamente. Possiamo poi completare e abbellire la planimetria scegliendo tra le centinaia di oggetti a disposizione, sempre suddivisi tra le varie categorie. Passiamo poi al lato esterno. E con lo strumento pavimento scegliamo ad esempio il prato e cominciamo ad allinearlo con dei semplici clic del mouse. Completiamo l'esterno posizionando ad esempio una vettura. Trasciniamo l'oggetto all'interno della planimetria, ruotiamo ed eventualmente possiamo anche cambiare le dimensioni. Per differenziarci dalla concorrenza o per rendere più accattivanti le planimetrie, è possibile anche cambiarne il colore. L'ultima operazione riguarda il salvataggio dell'immagine. Clicchiamo con il mouse il pulsante in alto a destra, esporta come immagine, diamo il nome all'immagine e il programma salverà la planimetria come un'immagine JPEG nel vostro computer.